Il penne per reagire dopo i 4 KO consecutivi e la debacle di Avezzano, l'angolana per tirarsi fuori quanto prima dalle sabbie mobili della bassa classifica. Sono queste le premesse per il derby tutto pescarese del Colangelo. Mister Aielli, rispetto alla gara di Avezzano, schiera Rodriguez, Guerra e il portiere D'Amico, al posto di Cutigli, Antonacci ed Egidio. Mister Rachini invece si affida davanti alla coppia da 11 gol di stagione, Miani Farias, con Ruggeri ad occupare la fascia destra. Il primo tempo è ricco di colpi. Dopo 3 minuti Farias prende la mira da lontanissimo, pallone alto. Risponde dall'altra parte Leone, che sfrutta un corner di Cacciatore. Puddu è attento e respinge. All'11° passa l'angolana, con Ruggeri, che è servito da Miani, scarica in porto un tiro violentissimo. Guerra prova a ristabilire la parità, con un tiro a giro che sfiora il palo. Ma al 17° si fa ancora più in salita la gara per la formazione di casa. Miani mette dentro di testa un cross al bacio di Farias e sigla la 7ª rete stagionale. Al 24° Farias va vicino al Tris, ma il suo sinistro è impreciso. Al 35° il solito Cacciatore riapre il match con un sinistro dal limite in buca d'angolo, 1-2. Il penne prende coraggio e Guerra qualche minuto dopo calcia di controbalzo, palla che non si abbassa a sufficienza. Nel finale del primo tempo gli ospiti protestano per un presunto atterramento di D'Amico ai danni di Farias. Per il signor Scarpati di Formia è solo corner, si va a riposo sull'1-2. Con le riprese di Manuel Centurame passiamo al secondo tempo. Azione personale di Farias al quarto, il fendente del numero 10 fa la barba al palo. Poco dopo, angolo ribattuto dalla difesa pennese. Di Rocco a rimorchio non trova la porta. Ancora Farias, spina nel fianco per la difesa di casa, si libera bene, ma conclude alto. D'Amico al 36° tiene in vita il penne, respingendo un tiro del solito Farias. Alla mezz'ora arriva l'occasione per il pari del penne. Puddu è miracoloso su Cellucci. Al 40° due opportunità per il Tris per gli uomini di Mister Rachini. Cross di Farindolini che diventa un tiro, D'Amico è attento. Sul corner successivo Farias incorna, ma oggi non riesce a trovare la gioia del gol. Miani si invola verso la porta al minuto 43, ma D'Amico gli sbarra la strada. Nel finale il penne si riversa in avanti, ancora c'è Lucci, non ne approfitta in area di rigore. Termina 1-2, si fa seria la situazione per il penne che resta al penultimo posto. Risolleva la testa l'angolana che però deve dare continuità alla prossima contro il Cupello. Serviva una prestazione di grande solidità e c'è stata da parte della sua squadra. Sì, oggi abbiamo fatto una grande partita, siamo partiti molto forte, siamo andati sul doppio vantaggio e abbiamo avuto anche le occasioni per fare il 3-0. Poi purtroppo nella seconda parte del primo tempo ci siamo un po' accontentati, abbiamo gestito il risultato e abbiamo fatto un grosso errore secondo me, cioè quella di concedere il gol del 2-1 al penne. Poi sai, il calcio è così, le partite vengono riaperte immediatamente, però poi nel secondo tempo la mia squadra è stata molto compatta e ripeto, l'unica cosa che dispiace è non averla chiusa prima, perché ci sono state sul 2-1 anche 2-3 situazioni per chiuderla, però ripeto, sono contento della prestazione su un campo sempre molto difficile contro una squadra che secondo me ha anche delle buone individualità. Ripeto, io sono contento per la mia squadra, stiamo lavorando bene e ci portiamo questi 3 punti importantissimi e guardiamo avanti con fiducia. Mister, cos'è mancato quest'oggi al penne per portare a casa almeno il pareggio? Direi un po' di fortuna, è una cosa che ci manca da parecchio, però guarda, sono veramente contento della reazione della squadra, perché dopo la batosta di Avezzano oggi si rischiava veramente di fare delle figuracce, soprattutto dopo il 2-0, e quindi sono molto contento della reazione della squadra. In questo momento purtroppo ci gira un po' tutto storto e dobbiamo pensare a lavorare e andare avanti.
Nel secondo tempo si poteva fare qualcosa di più, magari essere più precisi. Sì, appunto dicevo, abbiamo creato due o tre palle gol, purtroppo non siamo riusciti a metterla dentro e poi le partite non riesce a pareggiarle. Purtroppo, ripeto, un momento un po' che ci gira male, ma dobbiamo ricompattarci e andare avanti.